Esercizio numero 8, calorimetro di massa equivalente in acqua 30 grammi, contiene bagno termico 300 g d'acqua liquida, 150 g di ghiaccio fondente in equilibrio termico, 0 gradi centigradi è superfluo dirlo perché se è un bagno termico in cui acqua e ghiaccio sono in equilibrio, vuol dire che la temperatura è quella del ghiaccio fondente, quindi il passaggio di stato è 0 gradi centigradi. Immergiamo nel calorimetro un blocchetto rovente di ferro di 200 grammi appena estratto da un forno a 300 gradi. Prima domanda dimostra che il ghiaccio non si scioglie tutto. Questa è la situazione: calorimetro, ghiaccio 150 grammi, la massa equivalente in acqua del calorimetro e la massa d'acqua liquida. Tutto a 0 gradi e questo è il blocchetto che viene immerso. Ricordiamo che il calore che cede questo blocchetto va a finire soltanto al ghiaccio, ma non va nell'ambiente in quanto l'operazione di immersione è molto rapida, quindi trascuriamo il calore disperso nell'ambiente e no, non va neanche al calorimetro né all'acqua liquida perché il calorimetro si comporta come se fosse acqua liquida, loro rimangono a 0 gradi, quindi né calorimetro né l'acqua liquida si scaldano e, no, e quindi non prendono calore. Se ricevessero calore si riscalderebbero verso una temperatura più alta di 0 gradi, invece la situazione rimane sempre di equilibrio termico a 0 gradi e l'effetto dell'immersione del blocchetto è solo che si fonde una certa quantità di ghiaccio e quindi soltanto il ghiaccio prende il calore ceduto dal blocchetto e lo utilizza per fondere. Anche se non è esplicitamente richiesto, dobbiamo sempre disegnare i due grafici, due perché sono due sostanze diverse, l'acqua e il ferro, i grafici a gradini, temperatura, calore. In particolare il blocchetto di ferro parte da 300 gradi e si raffredda fino a 0 gradi, che è la stessa temperatura alla quale rimane il bagno termico dopo che una parte del ghiaccio è diventata liquida, quindi si è fusa. Lo stato iniziale del sistema freddo si trova sul tratto orizzontale del passaggio di stato, un pochino più spostato verso destra rispetto alla metà, perché abbiamo più acqua di quanto ghiaccio abbiamo. Quindi siamo più verso questo punto dove sarebbe tutta acqua, mentre invece ricordiamo che quest'altro spigolo è quando si ha solo ghiaccio. In particolare questi sono i 300 grammi d'acqua liquida e questi 150 grammi di ghiaccio. Sappiamo poi che questo tratto da A a E rappresenta il calore assorbito dal ghiaccio che si fonde in parte. E sappiamo che per la conservazione dell'energia, l'energia termica in questo caso, questo calore assorbito deve essere uguale al calore ceduto dal blocchetto che si raffredda. Nel disegno non mi sono venuti della stessa lunghezza, però questi due tratti devono essere lunghi uguale perché rappresentano, due quantità di calore uguali. Per dimostrare che il ghiaccio, i 150 grammi di ghiaccio, non si sciolgono tutti, calcoliamo di quanto calore avrebbero bisogno per fondersi completamente. Con la formula del passaggio di stato, calore latente di fusione dell'acqua per 150 grammi, troviamo 50,1 kJ. Questo è il calore che sarebbe necessario fornire al ghiaccio, 150 grammi, per farlo sciogliere tutto. Ricordiamo che intuitivamente 334 kJ al chilo vuol dire che servono per far sciogliere un chilo di ghiaccio 334 kJ di calore quando il ghiaccio già si trova a 0 gradi, come nel nostro caso. Quindi abbiamo detto che per sciogliere tutto il ghiaccio servono 50,1 kJ di calore. Vediamo ora quanto calore cede il blocchetto quando si raffredda da 300 gradi fino a zero. Calcoliamo questo calore ceduto in modulo perché altrimenti è un valore negativo. Sarebbe il calore da B ad E. Lo calcoliamo con la solita formula dei raffreddamenti, quindi calore specifico del ferro per la massa del blocchetto per questo raffreddamento, che è da 300 gradi fino a zero, quindi sono 300 Kelvin o 300 gradi centigradi di raffreddamento. Questa è la massa del blocchetto, questo è il calore specifico del ferro che ricordiamo significa intuitivamente che per riscaldare un chilogrammo di ferro di un grado serve fornirgli 464 joule di calore. Facendo questo calcolo troviamo che il blocchetto riesce a fornire al massimo, a cedere al massimo 27,84 kJ, che è di meno dei 50,1 kJ che servirebbero per la fusione totale dei 150 g di ghiaccio. Quindi, siccome il calore fornito dal blocchetto QBE
è minore del calore di fusione totale necessario, 27,84 kJ, è minore di 50,1 kJ, non tutto il ghiaccio si fonde, quindi no fusione totale. Possiamo anche capire intuitivamente quanto ghiaccio si fonderà, perché il blocchetto è in grado di dare poco più della metà, 27,84 è poco più della metà di 50,1, rispetto al calore, poco più della metà del calore necessario a fondere tutto il ghiaccio, quindi si capisce che fonderà soltanto poco più di metà di questi 150 grammi, perché il calore disponibile è poco più di metà di quello necessario. Per calcolare quanto ghiaccio fonde, riscriviamo la formula del passaggio di stato: calore assorbito uguale calore latente di fusione dell'acqua per la massa che fonde di ghiaccio. Stavolta però sostituiamo al calore assorbito i 27,84 kJ che è in grado di dare il blocchetto. Quindi con questi 27,84 kJ andiamo a calcolare quanto ghiaccio fonde. Formula inversa, e troviamo che fondono circa 83 grammi di ghiaccio, che infatti è poco più della metà, perché tutto il ghiaccio era 150 grammi e il calore fornito dal blocchetto è poco più di metà del calore necessario a fondere tutto il ghiaccio, infatti fonde poco più di metà del ghiaccio, la metà di 150 grammi infatti è 75 grammi, fonde poco più di metà. Quindi abbiamo risposto anche alla seconda domanda: il ghiaccio non si scioglie tutto e si scioglie circa 83 grammi. Ora modifichiamo i dati del problema affinché il ghiaccio si sciolga tutto. La modifica più semplice è ridurre la massa di ghiaccio. Se noi per esempio mettiamo soltanto 50 grammi di ghiaccio, è chiaro che si scioglie tutto, perché con i dati, con tutti gli altri dati del problema abbiamo visto che il blocchetto riesce a far sciogliere 83 grammi di ghiaccio, quindi se noi ne mettiamo di meno, cioè 50 grammi soli, sicuramente si scioglieranno tutti. Però potevamo anche lasciare 150 grammi di ghiaccio e modificare i dati del blocchetto. Potevamo infatti prendere un blocchetto di massa maggiore, perché un blocchetto di grande massa è in grado di cedere più calore, come si vede anche dalla formula: il calore ceduto è proporzionale alla massa del blocchetto. Quindi se noi per esempio prendiamo un blocchetto di massa doppia, 400 grammi, è in grado di cedere una quantità doppia di calore a parità di temperatura. L'altra cosa che potevamo cambiare era proprio la temperatura del blocchetto. Per esempio, noi potevamo scegliere 600 gradi centigradi, il doppio, ma anche di più. Qualunque temperatura andava bene, fino alla temperatura di fusione del ferro, che è 1538 gradi. Quindi noi potevamo scegliere per esempio 1500 gradi e eravamo sicuri che il ghiaccio si scioglieva tutto. Oppure, come ultima modifica, potevamo cambiare il calore specifico del metallo, cioè cambiare il metallo. Invece di prendere il ferro, potevamo prendere un altro materiale, un altro metallo di calore specifico più alto, per esempio il doppio. Infatti, più è grande il calore specifico del metallo e più calore cede. Quindi un metallo dal calore specifico doppio rispetto a quello del ferro avrebbe fatto fondere tutto il ghiaccio, 150 grammi. Comunque, torniamo alla modifica più semplice, che è quella di ridurre il ghiaccio iniziale a 50 grammi soli. La domanda è: a quale valore sarà scesa la temperatura del blocchetto nel momento in cui tutto il ghiaccio si scioglie? Disegniamo di nuovo i due grafici calore e temperatura. Ho anche spostato il punto A leggermente più a destra rispetto al grafico di prima, perché abbiamo ridotto la quantità di ghiaccio a 50 grammi soli, quindi siamo più vicini al punto F in cui il ghiaccio non c'è più e c'è tutta acqua liquida, perché il ghiaccio si è fuso tutto. E AF rappresenta la fusione totale, che ha bisogno di un calore assorbito, QAF, questo tratto qui, che si calcola sempre con la stessa formula del passaggio di stato, andando a mettere la massa del ghiaccio pari a 50 grammi. E quindi vediamo che per fondere tutto questo ghiaccio, 50 grammi, ha bisogno di 16,7 kJ di calore. Ora il blocchetto è in grado di dare questi 16,7 kJ di calore, perché avevamo visto prima che raffreddandosi fino a 0 gradi poteva cederne fino a 27,84. Di conseguenza il blocchetto inizia a raffreddarsi e, quando avrà ceduto 16,7 kJ di calore, ancora non è arrivato a 0 gradi, si troverà a una certa temperatura, che poi vedremo
è di 120 gradi centigradi. Per adesso questa è la nostra incognita, quindi il blocchetto si raffredda, cede i 16,7 kJ di calore che sono quelli necessari a far avvenire la fusione completa dei 50 grammi di ghiaccio, e la domanda è a quale temperatura si è raffreddato questo blocchetto dopo aver ceduto questi 16,7 kJ di calore. Applichiamo quindi la legge del raffreddamento: il calore ceduto QBC ceduto dal blocchetto è 16,7 kJ, e con questa formula del raffreddamento ci calcoliamo di quanto è scesa la sua temperatura, delta TBC, cioè da questo punto a quest'altro. Con la formula inversa ricaviamo questo calcolo, dove compaiono i 16,7 kJ di calore ceduti, il calore specifico e la massa del blocchetto di ferro, e il risultato è che il blocchetto di ferro ormai ha perso 180 gradi centigradi o 180 Kelvin, che è lo stesso, trattandosi di un intervallo di temperatura, quindi ha perso questi gradi, e siccome partiva da 300 gradi centigradi ne ha persi 180 e è arrivato quindi a 120 gradi centigradi. Questa è appunto la temperatura che cercavamo. Nel momento in cui tutto il ghiaccio si scioglie, la temperatura del blocchetto è scesa a 120 gradi centigradi. Ultima domanda: quale sarà la temperatura finale del sistema acqua blocchetto calorimetro? Infatti adesso il ghiaccio non c'è più perché si è squagliato tutto in acqua. Quale sarà la temperatura finale del sistema all'equilibrio? Ricordiamo che adesso siamo nel punto C per quello che riguarda il blocchetto caldo a 120 gradi, mentre invece l'acqua, cioè il ghiaccio, si è sciolto tutto e quindi abbiamo soltanto acqua liquida, quindi siamo nel punto F. A questo punto è come se iniziasse un nuovo esercizio in cui noi abbiamo tutta acqua liquida e un blocchetto immerso nell'acqua a 120 gradi, quindi il blocchetto continua a raffreddarsi perché le temperature non sono ancora uguali, no? La temperatura del blocchetto è ancora superiore alla temperatura dell'acqua e quindi il blocchetto continua a raffreddarsi, a cedere calore all'acqua, e questo processo terminerà soltanto quando le due temperature dell'acqua e del blocchetto saranno uguali, saranno la temperatura di equilibrio. Quindi il calore ceduto dal blocchetto QCE la prende l'acqua e la utilizza per riscaldarsi al di sopra di 0 gradi. Quindi la domanda è: qual è questa temperatura di equilibrio? Qui vediamo lo stesso grafico con il raffreddamento del blocchetto dal punto C al punto E e contemporaneamente il riscaldamento dell'acqua da F a E. La domanda è la temperatura di equilibrio. Come si fa sempre in questi casi, si impone che il calore assorbito dal sistema freddo, dall'acqua, sia uguale al calore ceduto dal blocchetto, cioè dal sistema caldo. Anche qui due tratti dovrebbero essere uguali, nel disegno non mi sono venuti uguali, però QFE, calore assorbito dal sistema freddo, cioè dall'acqua, deve essere uguale a QCE, calore ceduto in modulo, naturalmente, dal sistema caldo, cioè dal blocchetto. Qui dobbiamo usare la formula del riscaldamento per entrambe le sostanze, e in particolare nel caso dell'acqua dobbiamo ricordare che adesso il ghiaccio non c'è più, i 50 grammi di ghiaccio sono diventati tutti acqua liquida, che si vanno a sommare ai 300 grammi di acqua liquida, e non dobbiamo dimenticare che c'è anche il calorimetro che equivale a 30 grammi d'acqua liquida. Ricordiamo che la massa equivalente in acqua di un calorimetro significa che il calorimetro viene immaginato di sostituirlo con una massa d'acqua, 30 grammi in questo caso, che è quella massa d'acqua che assorbe la stessa quantità di calore che assorbe il calorimetro. Quindi in definitiva noi abbiamo 380 grammi d'acqua liquida a 0 gradi, che sarebbe lo stato di partenza F. Questa è la formula del riscaldamento, calore specifico dell'acqua liquida, questi 380 grammi d'acqua liquida per l'aumento di temperatura da F a E, che possiamo scrivere TE meno 0 gradi centigradi, dove TE è la nostra incognita. Il raffreddamento invece del blocchetto a partire da C 120 gradi centigradi a scendere fino alla temperatura di equilibrio è una formula simile, CS2, calore specifico del ferro, per la massa del blocchetto, per questo raffreddamento da 120 gradi fino all'incognita temperatura di equilibrio.
Vediamo quindi che si tratta di una equazione di primo grado dove l'incognita temperatura di equilibrio compare sia a sinistra che a destra. Quindi bisognerà fare qualche calcolo per isolare a sinistra la temperatura di equilibrio. Andiamo a sostituire i valori. Calore specifico dell'acqua liquida è una chilocaloria per ogni chilo Kelvin, che significa che per riscaldare un chilogrammo d'acqua di un grado è necessario fornirgli una chilocaloria di calore. Una chilocaloria corrisponde a 4,186 kJ. Questo per riscaldare di un grado un chilo d'acqua. Poi ricopiamo gli altri valori. Il calore specifico del ferro è il valore che sappiamo già da prima. Qui espresso attraverso i kJ, anziché i joule, era 464 joule su kilo Kelvin, quindi corrisponde a 0,464 kJ su kilo Kelvin. 200 grammi è la massa del blocchetto e qua ricopiamo le temperature, i grammi si semplificano, anche tutte le altre unità di misura si semplificano. A questo punto è sufficiente procedere con i calcoli numerici, quindi la moltiplicazione di questi due numeri, che fa 1591, la moltiplicazione poi di 0,464 per 200 per 120, che fa 11.136, e questo è il gradi centigradi, e poi la moltiplicazione 0,464 per 200 per TE, che fa 92,8 TE con il segno meno. Quindi ecco le nostre due incognite, portiamo questo termine a sinistra, andiamo a sommarlo a 1591, che era questo calcolo qui, quindi 1591 più 92,8 TE, e di qua rimane questo numero. Formula inversa per trovare la temperatura d'equilibrio: 11.136 gradi centigradi diviso la somma di questi due, troviamo così 6,6 gradi centigradi. Questa è la temperatura di equilibrio. Ora lo scambio di calore non avviene più perché il sistema caldo e il sistema freddo si trovano finalmente alla stessa temperatura, che è appunto 6,6 gradi centigradi.